Le due celle sono comunicanti, questo è il ponticello in mezzo, tra la biga e la cella del camion. Queste sono le condizioni del camion interne. Macchina unico proprietario da padroncino, veramente tenuta in perfette condizioni generali. Abbiamo l'acciaio sul fondo per evitare che si usuri. Ottime condizioni. Abbiamo una pedana Anteo da 1500 kg. A scomparsa, perfettamente funzionante, sembra nuova, in alluminio. Ecco qua, terzo asse sterzante intelligente, carrello sterzante intelligente sollevabile, gommato Michelin, sempre cerchi in lega. Macchina da unico proprietario, sanissima, la cella ha appena fatto l'ATP, valido fino al 2028. Le condizioni delle gomme, come vedete, sono al 90%, gomme nuove. Ecco qua le condizioni della cabina. Abbiamo un passo di 5100, vaschetta dell'acqua perfettamente pulita, quindi liquido del radiatore pulito, macchina senza problemi, AD Blue funzionante, cabina elettrica, ATP appena fatto. Allora, abbiamo questo cassetto qua in acciaio inox, con la possibilità per portare il traspallet oltre, vabbè, al vano di circa 2 metri, un cassetto da 2000 euro insomma, come optional. Ecco qua il ponticello tra i due cassoni. Le condizioni sono ottimali. Sulla biga abbiamo sempre un buon battistrada 50%, sempre cerchi in lega, assali BPU, tutto gommato Michelin. Guardate un po' le condizioni del telaio, zero ruggine. Abbiamo i fari jack xenon, la macchina veramente in perfette condizioni. La biga è un rimorchio Rolfo, anche lei con l'ATP 2028 appena eseguito, 5000 euro di ATP. Guardate le condizioni del liquido del radiatore, sono perfette, la macchina non fuma assolutamente, non ha nessun problema meccanico. Adesso vi faccio vedere gli interni della cabina, come da padroncino. Ecco qua gli interni cabina. Due letti. Sedile in ordine. I chilometri sono 806.000. La macchina non presenta nessuna spia. Ha sempre seguito tutti i tagliandi presso l'officina Iveco, manutenzione tutta Iveco. Ecco qua, unico proprietario, macchina mai incidentata, veramente in ordine. Queste sono le condizioni della cabina. Abbiamo il retarder, 5 scatti, un cambio manuale e niente, un'aria condizionata.
Notate le condizioni della cabina, abbiamo il webasto e c'è tutto ancora cellophane, proprio tenuta benissimo, unico proprietario, ancora c'è il cellophane nella cabina. Macchina del 2007, prima Euro 5. Allora, da notare che questo camion qua, per salutarvi, non è mai stato incidentato. Notate per piacere le condizioni della cella, appena revisionata con l'ATP. Adesso abbiamo da sostituire gli stampini. Anche la cabina non è mai stata incidentata né toccata da nessuna parte, tutto originale, nessun pezzo.